Tortona conquista la quinta vittoria consecutiva, mentre la Paffoni al contrario subisce la quinta sconfitta nelle ultime sei partite. Al Palabattisti finisce con gli ospiti che fanno festa e lo fanno con pieno merito, trascinati dalla prestazione monster dei due americani, Galloway, autore di 23 punti, e soprattutto Crockett, 22 punti e ben 19 rimbalzi. Proprio la lotta a rimbalzo è stata una delle chiavi della sconfitta, o se preferite della vittoria di Tortona, con un dominio sotto le planche davvero imbarazzante a favore della squadra di Cavina. Una partita in cui nel primo quarto la squadra ospite, con una schiacciata di Crockett davvero da strappa applausi, ha preso il comando, sta scappando sul più 8 con la tripla di Simoncelli. La Paffoni è tornata con i 7 punti consecutivi di Gurini e con un ottimo Machad, forse il migliore dei suoi, sul 21-25. Si apre da secondo quarto e Tortona mette la freccia decisamente con una 7-0 di parziale. Gli ospiti scappano poi con la tripla di Galloway fino al più 14 sul 28-42. Si iscrive al match Sadler, che segna 9 punti consecutivi, 15 nel primo tempo, per il 40-47 dell'intervallo lungo. Nel corso del secondo quarto poi rientra alla grande Iannuzzi, un fattore nel pitturato, e la Paffoni mette per la prima volta il naso avanti sul 51-50 prima e sul 54-51 poi con la tripla di Machadri. Nuovo break ospite Tortona con Crockett e con Galloway, scappa nuovamente sul 63-55 prima di una tripla di Machadri, di un gioco da tre punti di Gurini per il 63-65. L'ultimo quarto vede la parità sul 67 pari, poi un nuovo allungo di Tortona, la risposta della Paffoni fino a 74-74, sul 74-76 forse l'episodio che decide la partita, con il tecnico per proteste a Machadri. Da questo tecnico Tortona piazza una parziale di 9-0 e va a vincere meritatamente per la Paffoni, qualche problema, diciamo con un eufemismo, difensivo.